Eccoci, buonasera. Questa sera partiamo con la dura gara politica che ormai si è aperta dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Grillo, con una sorta di lettera aperta a Mattarella, dice: Presidente, il governo è immobilizzato, bisogna andare subito al voto, ci sono le condizioni, facciamo la leggina per il Senato e poi subito alle urne. È la linea appunto dei 5 Stelle che fa parte del fronte che apparentemente ha il PD, la Lega e Fratelli d'Italia, di chi vuole andare subito al voto. Con un'intervista al Foglio che appare domani, a capofila invece del fronte del prendiamoci tempo, si iscrive Silvio Berlusconi. Cosa dice il leader di Forza Italia? Che sarebbe intollerabile pensare che la legge elettorale la scrive la Corte Costituzionale. Adesso bisogna fare una legge adeguata, ma formalmente anche Berlusconi dice andiamo al voto presto. La verità è che quel fronte contiene in molti o quasi tutti i partiti e i movimenti una frangia che in realtà ritiene sia opportuno prendere, guadagnare, comprare tempo. Ma vedremo anche che la situazione è resa nervosa anche dal fatto che l'azienda Italia viene vista con preoccupazione e con qualche fibrillazione sui mercati a livello internazionale. Intanto il commissario europeo all'economia Moscovici dice: certo, avete avuto una nuova brutta vicenda con il terremoto e le fortissime nevicate, con tutto quello che è successo nel centro d'Italia, ma questo non sposta il fatto che avete uno scostamento dello 0,2% e che sta scadendo il tempo per sapere come contate di riassorbirlo. Insomma, quando e quale manovra fate? È chiaro che viene preso come un colpo basso dalla politica italiana, ma è vero che ci sono elementi di fibrillazione. Si diceva il terremoto e quello che ne è susseguito. Oggi si sono concluse le operazioni a Rigopiano, all'hotel Rigopiano, 29 i corpi alla fine estratti, 11 tra i due trovati subito dai soccorritori all'esterno della struttura, i 9 salvati miracolosamente, come sappiamo, all'interno. Questo è il bilancio definitivo, resta ora l'uscita dura, difficile, dall'emergenza e l'inevitabile scia polemica. Furoreggia, come sappiamo, in furia la battaglia per il controllo di Generali. Sembra ormai chiaro che Banca Intesa vuole un'offerta pubblica di scambio, uno scambio quindi azionario che porti alla nascita di un grande gruppo banca assicurativo. Questa sera Messina, che è l'amministratore delegato di Intesa, irride a coloro che dicono di voler sostenere l'italianità parlando francese. Francese, lo dico incidentalmente, è sia il numero uno di Unicredit sia soprattutto quello di Generali. Ma vedremo anche che si è aperto l'anno giudiziario tra le polemiche, assenti i magistrati per la polemica col governo sull'età pensionabile e avrebbero ascoltato dal procuratore della Cassazione una dura critica riguardo alle troppe notizie passate nel corso da parte della magistratura inquirente e anche la critica sulla durata delle inchieste. Ma vedremo anche che ci sono notizie sui vaccini ancora e poi sul muro di Trump che ha portato di fatto a una rottura al vertice tra Stati Uniti e Messico. 30 secondi, titoli. È gara tra le forze politiche dopo quel che è successo, la sentenza della Corte Costituzionale sull'Italicum. Grillo scrive a Mattarella: il Paese è al limite della sopportazione, si voti ora, si applichi il Galicum pure per il Senato. Di avviso opposto Berlusconi: in democrazia la legge elettorale non la possono scrivere i giudici. Dura la presa di posizione di Moscovici, il commissario europeo all'economia, che dice: sì, avete avuto il nuovo terremoto, tutto quello che è accaduto, ma è un caso a parte, dovete comunque correggere quello 0,2 di eccedenza del conto che già è stato sollecitato dall'Unione Europea. Parole che raccolgono critiche e polemiche.
Concluse le operazioni di recupero dei dispersi dell'hotel Rigopiano, trovati tutti i corpi. Le vittime sono 29, sopravvissuti 11. Si chiude così la pagina della tragedia che si è consumata dopo la grande valanga. Restano le polemiche sulla rapidità dei primi soccorsi e l'inchiesta della magistratura. All'apertura dell'anno giudiziario il Presidente della Cassazione Canzio parla di inchieste troppo lunghe e chiede più controlli sulle indagini dei PM. Tensione per la protesta dell'Associazione Nazionale dei Magistrati, che diserta la cerimonia e contesta il decreto che ritarda la pensione dei soli giudici dell'Alta Corte. Dopo 18 anni torna l'obbligo delle vaccinazioni per l'iscrizione a nidi e scuole materne. Accordo unanime tra Ministero della Salute e Regioni per varare la legge e un piano nazionale di vaccinazioni entro i prossimi 2 anni. Intesa che chiude la pagina della contestazione sull'utilità della profilassi. Ancora più alta la tensione tra Stati Uniti e Messico. Trump fa sapere via tweet che è inutile incontrarsi martedì con il presidente messicano se il Messico non accetta di, come sappiamo, pagare per il muro che si costruirà tra Stati Uniti appunto e Messico. E allora il presidente messicano annulla ufficialmente l'incontro e la visita. Buonasera, il day after della sentenza della Corte Costituzionale è quello che si immaginava. Chi spinge duramente verso le urne subito e chi frena altrettanto con forza. Sono Grillo e Berlusconi. La prima mossa la fa Beppe Grillo con una lettera al capo dello Stato pubblicata sul blog a metà pomeriggio. Lei ha detto che prima di sciogliere le Camere voleva leggi elettorali armonizzate, scrive Grillo a Mattarella, assicurando che la proposta del Movimento 5 Stelle, autobattezzata Legalicum, va in quella direzione. O scioglie immediatamente le Camere o esorta tutte le forze politiche a seguire il Movimento 5 Stelle, l'alternativa di Grillo, che aggiunge: il Paese è al limite della sopportazione, ha bisogno di risposte immediate. Un'accelerazione, un pressing forte sul Quirinale che prende tempo, attende l'arrivo della lettera di carta perché il Presidente non risponde al blog. Che sia stata spedita stasera lo hanno confermato al Colle gli stessi grillini. Il giorno dopo la sentenza della Consulta offre posizionamenti negoziali, segnali e molta confusione. L'unica certezza è che nulla è successo in Parlamento a dispetto delle dichiarazioni stentoree. Nessuna conferenza dei capigruppo è stata convocata e al Senato sarebbe anche un problema perché dopo l'uscita di Anna Finocchiaro, diventata ministro, manca il Presidente della Commissione Affari Costituzionali. Così gli occhi di tutti sono puntati su Nazareno, la sede del PD, e su Renzi, che ieri ha inviato i messaggeri dell'ultimatum: o Mattarellum o voto subito, e che deve fare i conti con fibrillazioni e silenzi dei suoi. In realtà le strade, raccontano nel PD, sono tre: o un accordo con Salvini per il Mattarellum, ammesso che il leader della Lega confermi, o un nuovo Nazareno con Berlusconi, o il voto subito con quello che c'è, ovvero la strada del conflitto interno, visto che nel partito da Franceschini e forse Orlando, il partito del 2018 ai suoi cultori, e con il Colle. Berlusconi, in un'intervista al Foglio di domani, ha frenato con forza: non è pensabile una democrazia che lascia la legge elettorale ai giudici costituzionali e non al Parlamento. Impensabile aprire i tavoli a Montecitorio e a Palazzo Madama senza un accordo fatto prima, dicono nel PD. Sarebbe una palude senza via d'uscita. Il punto è chi possa trattare con chi e quanta forza abbia il segretario, che in tanti descrivono smarrito. Vuole le elezioni a tutti i costi, per lui vengono prima di tutto, sussurravano oggi, non solo i nemici. Tanto che qualcuno comincia a parlare di una questione della leadership, di un congresso da anticipare se non si dovesse votare subito. Così il mantra è diventato dire: aspettiamo le motivazioni della Corte. Lo dicono tutti, compreso il Quirinale, che insiste su leggi elettorali omogenee e ruolo del Parlamento. Appena i presidenti delle Camere diranno che non c'è più la maggioranza, il capo dello Stato sarebbe pronto a sciogliere le Camere. Il punto è in quella parola: appena. E già, si fa notare da molte parti che non è così automatico, non si potrebbe votare oggi. Ci sono dei profili che farebbero risultare perfino automatico il ricorso di nuovo alla giustizia, perché attualmente la soglia di sbarramento della Camera è del 3%, del Senato è dell'8%, e questo non si può fare. In questo modo non si potrebbe fare, dicono molti di coloro che tra l'altro sono stati già all'origine delle azioni che hanno portato alla
rovesciamento del Porcellum e anche adesso dell'Italicum. Ma come vediamo, il problema dell'instabilità politica italiana comincia a essere un problema che supera i nostri confini. In questo momento, questa sera, lo spread è risalito alto, a quota 175, la nostra borsa ne ha risentito negativamente, si ritorna a parlare di rischio Italia e proprio oggi, che siamo un po' allo scoperto, chi si fa viva? Bruxelles, per dire, ma quando pagate? Elle est là, les chiffres ils sont là et les réponses attendues. Il francese è lingua gentile e armoniosa che smussa, ma le parole del commissario europeo agli affari monetari Moscovici rivolte oggi all'Italia sanno proprio di strigliata. Ricordano che il nostro governo ha 4 giorni per rispondere alla lettera della Commissione europea che chiede una correzione di bilancio di 3 miliardi e 4, una manovra in soldoni. Vedremo se di soli tagli o di quali nuove entrate. Valore lo 0,2% del PIL. E tutto per rimettere in carreggiata il bilancio italiano col percorso di riduzione del debito previsto dal patto di stabilità e crescita. Aspettiamo risposte precise, dice Moscovici entrando all'Ecofin dove incontrerà Padoan. Persona estremamente precisa, aggiunge ai cronisti, come dire ci fidiamo di lui, col quale abbiamo un dialogo. Di lui si fideranno anche, ma della politica italiana nel suo complesso oggi come oggi un po' meno. Tant'è che la Commissione chiede al governo di rendere pubblica la risposta che deve contenere misure dettagliate con allegata tabella di marcia a monito dei futuri esecutivi. Vale la pena ricordare infatti che i timori sulla nostra legge di bilancio a Bruxelles li aveva avanzati già al Premier Renzi, ma c'era di mezzo il referendum concepito come una scommessa sulla stabilità dell'esecutivo. Scommessa andata male. Oggi poi due fattori indeboliscono la posizione negoziale di Gentiloni a Bruxelles. Da un lato la sentenza della Consulta che sprizza odore di elezioni in stabilità. Non a caso lo spread oggi è chiuso a 175 punti. Dall'altra l'imminente presentazione del piano di ristrutturazione di Monte Paschi che deve passare dalle forche caudine di Commissione e BCE. Ma quello che oggi ha dato più fastidio è stata la precisazione di Moscovici sulla flessibilità di cui abbiamo goduto e sulle spese eccezionali, quelle per i nuovi terremoti. Ha precisato non entrano nella nuova discussione in corso, come dire la lettera si riferisce al passato, non citate le ultime emergenze che avete avuto. Parole che il presidente del PD Matteo Orfini definisce inaccettabili e offensive, dopo le quali la lettera è irricevibile. Più assertivo, tattico, il ministro Padoan. Sappiamo bene che le spese sui migranti, come le spese sul terremoto, già nella legge di bilancio hanno un trattamento particolare e continuerà a esserci. Buona giornata. A proposito di quel che è accaduto, si chiude la pagina dei soccorsi e dello scavare all'hotel Rigopiano. Cosa è successo? Che sono stati trovati tutti i corpi, a questo punto l'operazione si è conclusa. 29 morti, 11 sopravvissuti. Quel che resta dell'hotel Rigopiano giace qui davanti alle nostre telecamere riverso, sul lato tra cumuli di macerie e detriti. I piani alti e il profilo del tetto sono stati spazzati via dall'unica cosa riconoscibile in questa catastrofe, il percorso della valanga, un'ulina bianca netta e inesorabile come un segno tracciato da una penna che dalla cima del monte è precipitata giù portandosi via il bosco e acquistando velocità e potenza fino a valle uccidendo 29 persone. È questo il bilancio finale della tragedia. Nel giorno di fine soccorsi, i giornalisti vengono portati su Pullman per documentare e vedere con i loro occhi la zona dove un tempo sorgeva un hotel di lusso. Per arrivarci occorre salire su un pulmino che attraversa paesi ancora sommersi dalla neve. Al campo base l'obbligo è indossare i ramponcini sopra le scarpe e sotto la giacca l'arva, un sistema a sonde capace di mandare la tua posizione nel caso arrivassero nuove valanghe. Di fronte ai resti dell'albergo, automobili in verticale imprigionate in montagne di neve segnano l'arrivo sul luogo della tragedia. Uno scenario di guerra come se l'hotel fosse stato investito da un'esplosione devastante con detriti sparsi ovunque, il colpo d'occhio al nostro arrivo dove ci sono i resti di un ex resort di lusso. L'intera struttura è stata spostata di diversi metri, una sorta di cratere scavato tra la neve segna l'intervento dell'uomo. La disperata ricerca è durata 7 giorni di superstiti sotto le macerie. La voragine purtroppo nasce anche dalla necessità di
di scavare. Noi abbiamo lavorato fino a questa notte e la voragine si è creata a causa appunto della ricerca che abbiamo dovuto svolgere con macchine operatrici di Movimento Terra. La zona che vedete alle mie spalle era la zona dove insisteva questa struttura, questo albergo. La linea bianca che vedete segna, ricorda il percorso fatto dalla valanga che mercoledì scorso si è abbattuto sull'hotel Rigopiano. Prima quello spazio bianco non c'era, c'era solo bosco, come vedete ai suoi lati una furia di neve e detriti pesante come 4.000 tir carichi che si è abbattuta sull'hotel Rigopiano. Elicotteri passano in continuazione, macchine dei vigili del fuoco sostano vicino al cartello che segnalava l'entrata dell'hotel. Non si cercano più dispersi, ma la zona non verrà abbandonata, si continuerà a monitorare l'area, si rimuoveranno le macerie. Ai soccorsi hanno lavorato senza sosta più di 1.000 persone, vigili del fuoco, volontari transitati giorni, notte dal palazzetto dello sport di Penne. È qui che il vice ministro dell'interno Bubbico e il capo del Dipartimento della Protezione Civile Curcio danno nuovamente appuntamento alla stampa per ringraziare tutti quelli che hanno lavorato per salvare le 11 vite scampate alla catastrofe. Il sistema è coeso e funziona, ha detto Curcio, ma dobbiamo sostenerlo tutti i giorni e non solo nell'emergenza. Il sistema riesca a essere coeso. Verrà il momento di tornare a parlarne a mente fredda e senza che contrasti e polemiche cozzino con immagini che purtroppo ci ricordano soprattutto il dolore. Ma come si è detto da parte europea, si dice attenzione, questo che avete vissuto è terribile, ma non può entrare nei conti quel consultivo in cui c'è uno scostamento. Perché l'Italia è un paese che in questo momento è sotto osservazione. Lo è anche per quel che sta succedendo nel suo sistema economico-finanziario. E questo ci riporta alla madre di tutte le battaglie di questi anni, ovvero quella per generali. Ecco cosa sono in fondo le generali. Sono questo, un forziere. E nel giorno in cui lo spread torna sui 170 punti barometro da maltempo, ricordarsi che quello di Trieste contiene 70 miliardi di euro di BTP vale una spiegazione in più. La solita riguarda l'italianità, sbarrare la strada ai francesi, che la loro bandiera l'ha annissata veramente su molte, qualcuno dice troppe, aziende italiane. Ma quella concreta, anche politica, porta alla salvaguardia del forziere nazionale. Il governo lo sa bene. Chi poteva scendere in campo se non Intesa? Anche ragionando di settore, Unicredit, come ammessa si sa, Ubi ha già dato con le tre disgraziate e il Monte non c'è più. Unicredit che peraltro oggi ha fatto sapere che la quota di Mediobanca non la cede. E Mediobanca sta dall'altra parte del tunnel del bianco ormai da anni. Il suo ruolo di fulcro nel capitale nazionale lo ha rilevato Intesa. Si pensi all'operazione RCS in cui l'editore di questa televisione, Cairo, ha conquistato il Corriere. Tutto torna, anzi ritorna. Stesso ruolo, forse anche stessa formula. Carta contro carta, un'offerta pubblica di scambio del valore di una quindicina di miliardi. Scambio però significa anche che l'andamento dei titoli in borsa fa da bilancia. Se Intesa scende, comprare le potrebbe costare un po' di più. Se Generali sale anche, stesso esito. E comunque oggi in borsa è andata così, più da prepartita che da derby. Continuano intanto le confessioni in Consob con la sfilata di rappresentanti degli sfidanti, ma oggi la notizia è anche l'interrogazione parlamentare trasversale di 100 senatori che chiedono a Padoan di salvare il forziere, citando proprio i famosi 70 miliardi di euro in BTP. Salvarlo anche dallo spezzatino, possibile, tanto che gli analisti affidano a un'eventuale vendita del leone a pezzi un 30% in più di incasso. Le prime simulazioni vedrebbero la tedesca Allianz interessata alle attività in Francia e Intesa al risparmio gestito. In attesa di sapere come va, gli unici soldi certi ora li incassa però il direttore generale del gigante Minali. Un addio da 5 milioni e 700 mila euro, ma almeno lui a lavorare a Trieste ci andava. Donné, l'amministratore delegato, ha sempre gestito da Milano, sotto lo stesso cielo di Mediobanca. E si parlerà molto della battuta che ha fatto questa sera per il decennale della nascita di Banca Intesa a San Paolo proprio Messina, che è l'amministratore delegato di Intesa. Noi siamo fortemente per l'italianità. Fanno un po' ridere invece quelli che si dichiarano favorevoli alla preservazione dell'italianità dicendolo con ostentato accento francese. Il riferimento può essere sicuramente a Donné, che è il capo operativo francese delle Generali, ma va ricordato che anche l'amministratore delegato di Unicredit, Mustier, è francese. Ma detto questo, ci sono altri motivi di tensione e comunque altre notizie che arrivano con l'inaugurazione dell'anno giudiziario.
è sempre una cerimonia, è un passaggio formale, però in passato, negli anni dei duri contrasti tra politica e magistratura, dal 92 poi e poi in tutta l'era Berlusconi, ci siamo abituati a un inizio con le scintille. Questo è tornato a essere tale. Un gesto clamoroso, anche se annunciato. L'ANM ha disertato l'apertura dell'anno giudiziario in segno di protesta con il governo sull'età pensionabile dei magistrati. Dice il presidente Piercamillo Davigo, il governo pensa di poter decidere chi deve fare il giudice e chi invece no. Quello che è accaduto non può essere accettato perché è un vulnus che non ha precedenti nella storia della Repubblica, nella indipendenza e nell'autonomia della magistratura. Questione vecchia e mai risolta. Prima il taglio dell'età pensionabile con il governo Renzi, con la Madia, da 72 a 70 anni. Regola poi rivista per decreto e asticella riportata a quota 72, ma solo per alcuni magistrati di Cassazione, scelta che l'ANM definì un atto politico. Esperienza e autorevolezza sono i cardini che regolano la pensione alta dei magistrati, una scelta collegata al tipo di lavoro e al tipo di funzione. Un po' per capirci, come i professori universitari, anche loro in pensione a 70 anni. E poi c'è una questione di indipendenza che oggi l'ANM ha voluto sottolineare con l'assenza simbolica alla cerimonia dell'anno giudiziario, cerimonia aperta dal primo presidente di Cassazione, Giovanni Canzio, con queste parole. I PM siano più riservati, indagini troppo lunghe, distorsioni del processo mediatico favorite dalla spiccata autoreferenzialità di alcuni magistrati, vere e proprie bordate, fino a una proposta che si profila come una polemica lacerante, dice Canzio. La proposta di aprire talune finestre di controllo giurisdizionale nelle indagini, piuttosto che prevedere interventi di tipo gerarchico o disciplinare. Insomma, meglio cautelarsi prima che dover intervenire poi, anche perché le sfide sono altissime. Il terrorismo, occorrono adeguate misure di prevenzione. L'immigrazione, no al reato di immigrazione clandestina. I figli e le unioni civili, rimane il criterio guida dell'interesse del minore. Insomma, una giustizia se non da rifondare, da riformare profondamente, aumentando la cultura del dialogo, dice Canzio, in primo luogo con il governo. Avete visto, tra gli invitati c'era anche il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Oggi a smentire alcune ricostruzioni Grillo ha voluto ribadire l'assoluto sostegno suo e dei 5 Stelle al sindaco di Roma, che si trova, come sapete, nella situazione di aver ricevuto un invito a comparire per la questione della nomina del fratello di Raffaele Marra, responsabile del Dipartimento Turismo del Comune di Roma. E andiamo a vedere poi che un'altra notizia giudiziaria arriva per Silvio Berlusconi e sono guai che riguardano ancora le solite vicende. Infatti l'ipotesi è che si vada verso un processo o un'istruttoria, perlomeno a un'inchiesta Ruby 4. Infatti la Procura di Milano ha iscritto ancora una volta Berlusconi nel registro degli indagati per corruzione in atti giudiziari, questa è l'ipotesi di reato, insieme a 4 ragazze già indagate per falsa testimonianza nel filone Rubiter. Insomma, l'accusa è di aver dato loro dei soldi anche in questo ultimo periodo, anche in questi ultimi mesi, nonostante le quattro ragazze siano appunto indagate nel processo. Questo è ciò che riguarda Berlusconi. Andiamo a vedere ora però qualcos'altro che ne avevamo parlato anche con enfasi, perché per noi è un fatto importante sottolineare come l'obbligo per i bambini di vaccinarsi sia assolutamente sacrosanto e da tutelare. Ma oggi è arrivata un'intesa formale, governo, cioè Ministero della Salute e Regioni. Ci si potrà iscrivere ai nidi, agli asili e alle scuole primarie soltanto se si è in regola con le vaccinazioni.
Un accordo storico raggiunto all'unanimità. Walter Ricciardi, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, definisce così l'intesa raggiunta tra le regioni e il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, sul nuovo piano vaccini licenziato dal governo appena 10 giorni fa. L'obiettivo è rendere obbligatorie in tutta Italia le vaccinazioni per l'accesso a nidi e scuole materne, un obbligo che era caduto 18 anni fa nel 1999, ma che per oltre 30 anni, dal 1967 al 99 appunto, rendeva necessaria per l'iscrizione a scuola la presentazione del certificato di vaccinazione. Si torna all'antico sistema. In realtà in alcune regioni esistono già regole di questo genere. In Emilia-Romagna è obbligatorio vaccinare i propri figli per poterli iscrivere agli asili nido. In Friuli, Venezia Giulia e Toscana la vaccinazione dei bambini è necessaria per l'iscrizione agli asili comunali. Negli anni lo scontro tra favorevoli e contrari all'obbligo di vaccinare i più piccoli si è consumato tra chi sosteneva il diritto e la libertà di scelta e chi invece riteneva che dovesse prevalere il diritto alla salute della collettività. La decisione di tornare ora all'obbligatorietà a livello nazionale si basa anche sul dato allarmante relativo al calo delle vaccinazioni sotto la soglia minima raccomandata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, pari cioè al 95% della popolazione. Il primo passo verso la svolta di oggi era avvenuto qualche giorno fa, quando il Presidente del Consiglio Gentiloni aveva firmato, per una curiosa coincidenza durante la sua degenza in ospedale, i nuovi livelli essenziali di assistenza, un paniere di prestazioni che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire e che da 15 anni non veniva rinnovato. In quel paniere sono entrati alcuni vaccini che in precedenza erano a pagamento e soltanto consigliati. Così saranno gratuiti nel primo anno di vita i vaccini contro il meningococco B, batterio che può provocare casi letali di meningite, e il rotavirus, che è causa di gastroenteriti molto forti che possono avere conseguenze gravi nei più piccoli. Nel secondo anno di vita invece si potrà fare, sempre a titolo gratuito, quello contro la varicella, malattia che in rari casi può provocare complicanze e richiedere ricovero ospedaliero. Guai per il principale candidato, il favorito nella corsa all'Eliseo, alla successione di Hollande, l'esponente del centrodestra, François Fillon, ex premier, è stato pizzicato da una nota rivista, Canard Enchaîné, come colui che in realtà, al di là dei suoi proclami, ha sempre fatto lavorare fittiziamente la moglie come assistente parlamentare, facendole avere uno stipendio continuo nel corso di tutti questi anni, perfino quando lui da premier lasciò il suo seggio e chi subentrò al suo posto ebbe sempre la signora Fillon come assistente parlamentare, e però senza averla mai vista. Insomma, una bruttissima vicenda, qualcuno in Francia dirà all'italien. Ma quello che c'è di questa sera è che Fillon ha detto: amo mia moglie, mi ha sempre aiutato. Una linea di difesa che pare debole rispetto alle accuse. La vicenda potrebbe intaccare davvero la forza della candidatura di Fillon. Come si sa, il suo principale rivale è Marine Le Pen. Ma quello che succede negli Stati Uniti soprattutto attira l'attenzione internazionale, perché ieri proprio a quest'ora Donald Trump firmava esecutivamente l'idea di costruzione del muro tra Stati Uniti e Messico, la lunghissima frontiera, e oggi nella serata di ieri americana si era saputo che per martedì era previsto l'incontro, la visita a Washington del presidente messicano. Oggi, nella mattina americana, Trump ha fatto un tweet per dire: sia ben chiaro, è inutile vedersi se il Messico non accetta di pagare per quel muro. E subito dopo Peña Nieto, presidente messicano, ha annunciato: non ci vado a Washington. Il primo muro Donald Trump lo ha già costruito tra sé e il presidente messicano Enrique Peña Nieto. L'annuncio che l'incontro tra i due in programma martedì prossimo a Washington era saltato lo ha dato poche ore fa il presidente messicano con un tweet. Difficilmente qualunque altro capo di Stato avrebbe potuto agire diversamente, dopo il messaggio che con lo stesso media Trump aveva lanciato a sua volta. Se il Messico non vuol pagare per il muro di cui c'è un disperato bisogno, allora sarebbe meglio cancellare l'incontro. Peña Nieto non poteva che prenderlo in parola.
parola. La politica trumpiana dell'America First comincia dunque a concretizzarsi in tutta la sua crudezza, mettendo al bando ogni convenzione diplomatica. Ieri il nuovo capo della Casa Bianca aveva firmato l'ordine esecutivo per la costruzione di quella specie di grande muraglia lungo il confine sud che dovrebbe proteggere gli USA dall'immigrazione illegale. Costerà 8 miliardi e pagherà tutto il Messico, garantiva Trump. Costerà tra i 12 e i 15 miliardi, ma bisogna farlo, hanno sostenuto oggi i leader repubblicani di Camera e Senato. Costerà forse fino a 25 miliardi di dollari, dicono altre fonti, ma il Messico non ha nessuna intenzione di pagarlo, aveva ribadito Peña Nieto. Cancellato quindi il presidente messicano dalla lista degli incontri alla Casa Bianca, cresce l'attesa per la prima visita ufficiale. Il faccia a faccia inaugurale domani toccherà a Theresa May, la premier britannica, che già oggi interverrà alla conferenza dei parlamentari repubblicani a Filadelfia. USA e Regno Unito insieme potrebbero tornare a guidare il mondo, sogna la leader dei conservatori. Bisognerà vedere come riusciranno a conciliare la crociata protezionista di Trump con la bandiera del libero scambio che lei stessa agita. Ma ancora prima Trump ha intenzione di andare avanti con altre mosse destinate a scatenare altre polemiche. Ha già firmato oggi un altro ordine esecutivo per un'indagine sui presunti voti illegali, di cui non è stata riscontrata finora nessuna traccia se non nelle sue denunce, che sostiene gli avrebbero impedito di vincere il suffragio popolare. E tra poche ore, secondo il New York Times, ne firmerà un altro per limitare l'ingresso negli USA di persone che vengono da stati medio orientali o nordafricani, considerati a rischio terrorismo. Dopo di noi a 8:30 Lilli Gruber ospita Giorgia Meloni, Stefano Massini e Beppe Severgnini. Poi c'è Piazza Pulita, vi dico subito che nella trasmissione di Corrado Formigli c'è un'inchiesta proprio sulla questione dei vaccini, ma ci sono anche ospiti che impattano con quello che è stato il racconto di questo telegiornale. C'è Pier Camillo Davigo, c'è Vittorio Sgarbi, Dario Nardella, Mirta Merlino, Marco da Milano, Ferruccio De Bortoli, Federico Rampini, Stefania Saccardi, Chiara Zari, Guglielmo Pepe e Fabio Franchi. Noi intanto ci fermiamo. Allora, detto e confermato che oggi è andata male la Borsa di Milano anche per le fibrillazioni riguardo all'Italia, al nostro sistema, alla nostra situazione, andiamo a vedere come a Wall Street si continui in positivo anche se frazionale. Dow Jones più 0,17, Nasdaq più 0,11. È tutto, dopo di noi Gruber e Formigli, buonasera, domani.